Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi andiamo a vedere il mazzo che il buon Papasauro ha giocato all'ultimo torneo di Cannes. Una lista un po' diversa rispetto a quelle che siete abituati a vedere in giro di Venusaur e Celebi, tanto più che ho deciso di affiancarlo al Valiplume per andare a cercare di contrastare il nuovo meta post team up che si sta per l'appunto definendo. Prima però, sigla. Bene, dunque, questa è la lista del Venusaur e Celebi GX Tag Team. Dunque, il Pokémon principale su cui è basato il mazzo, ovviamente, il Celebi Venusaur. Di fatto è... Allora, io non l'ho visto come la maggior parte delle liste volevano, con tanti modi di girare subito il mazzo, tanti martelli, insomma, una lista che è sicuramente molto molto veloce, che però secondo me non dà molto, non è vincente nel meta, perché è vero, Venusaur secondo me è un ottimo attaccante, un attaccante fenomenale, tuttavia però ci sono i bestioni che ti tirano giù in un colpo e contro di quelli tu devi assolutamente avere una risposta, altrimenti per forza di cose il matchup non sarà dei migliori. Perché lo considero un ottimo attaccante? Perché di fatto con due energie, una doppia e una erba, fa 50 danni e l'avversario è bruciato, confuso, avvelenato, per cui di fatto è un morto che campina, è lì fermo, inutilizzabile, per cui tanta roba. Basta aggiungergli un'energia erba in più e possiamo fare sia un solo large da 150 che un evergreen GX da 180. Guardate bene, il GX dice cura tutti i danni da questo Pokémon, per cui già 180 ti dà la possibilità di curare, quindi un ottimo danno e anche una cura totale. In più, se hai un'altra energia erba, puoi riprendere la tua pila di scarti e rimischiare nel mazzo, che è sicuramente ottimo in determinati matchup, però di fatto la maggior parte delle volte che mi è capitato di usare il GX era semplicemente per il fatto di curare Venusaur, che è incredibile. E per far sì che potesse avere una speranza di giocare in questo meta, ho deciso di affiancare il Valiplume. Poi, la lista di per sé può essere sicuramente fatta, rifatta, modificata in mille modi possibili e immaginabili, però l'input che voglio dare io è il fatto che questa combinazione di due Pokémon diversi sia molto molto interessante in questo meta, perché ci sono determinati matchup che Venusaur non può per forza di cose andare a vincere, che sono quello contro Malamar Ultanecrozma, ma quello contro Blacephalon, quello contro Picacrom, per cui contro questi particolari matchup ho deciso di inserire il Vileplume. Perché il Vileplume? Il Vileplume dice fino a quando questo è il tuo Pokémon attivo, l'avversario, i Pokémon base dell'avversario non possono attaccare, per cui se un Blacephalon attacca solo di Nidalee non è così imbattibile. Se un Malamar attacca invece che l'Ultanecrozma, attacca solo di Malamar, la situazione è ben diversa. Se Picacrom non ha il Jolteon, non può proprio attaccare, per cui lì la situazione è straordinariamente interessante. Perché il Vileplume è erba e lo possiamo assolutamente, dobbiamo far sì che questo Vileplume attacchi. Gli diamo tre energie e vai, vai, amore mio, attacca. Shemine, tre Shemine, questi sono tutti i Pokémon di cui è composto il nostro mazzo. Una volta per turno puoi curare di 20 danni il tuo Pokémon attivo erba. Per cui di fatto sia il Vileplume che il Venusaur, grazie al supporto costante di cure fornitogli da Shemine, Gardenia, cura di 80 danni uno dei tuoi Pokémon con energie erba assegnate. La Life Forest, cura di 60 danni e rimuovi tutte le condizioni speciali da uno dei tuoi Pokémon erba, insomma. Tra una cosa e l'altra possiamo arrivare a curare anche 2, 4, 6, 6, 12, 8, cioè sono 200 danni curati in un turno, contando che potremmo anche avere la Choice Helmet che previene di 30 il danno che viene fatto da XGX, per cui rischiamo in un turno di fare sparire 230 danni che ci sono stati fatti a un Venusaur. Raga, sono davvero tanti. Io vuoi forse per affinità personale ai mazzi control, ho pensato che il modo migliore di giocare questo mazzo non fosse un completo all-in totale fin da subito con Acrobike, Judge Whistle eccetera, che sicuramente danno straordinariamente consistenza, tuttavia però non sempre ti fanno prendere quello di cui hai bisogno il mazzo, per cui quella è una lista che già è famosa, una lista che già è stata vista e rivista. Io voglio provare a darvi qualcosa di diverso con questa lista, basandola un attimino su un motore diverso. Il motore in questione è fornito dagli Steven. Cerca il mazzo tra carte che vuoi e mettilo in mano. Perché Steven? Perché noi all'inizio non attacchiamo. Sia che partiamo di Venusaur, sia che partiamo di Vileplume,
o a seconda che vogliamo avere sia i Vileplume che il Venusaur, noi comunque non attacchiamo i primi turni, per cui se facciamo Steven per settarci all'inizio è fantastico. O al contrario invece, build analysis, guarda le prime 7 carte e puoi cercare due trainer che vuoi e metterle in mano. Le due trainer cosa possono essere? Possono essere Ultra Ball e Candy, quello ci servisse fare Vileplume, potrebbero essere i due martelli, insomma, penso che queste carte siano davvero fantastiche qua dentro. Le carte che invece ho scelto per pescare sono un semplice 2 per di Erika Hospitality, perché? Perché io principalmente voglio fare questi due supporter. Poi, se proprio è il caso, mi faccio anche l'Erika, non mi fa schifo, però principalmente mi baserò su Steven e Bill in questa partita. Un motore ball decisamente importante, abbiamo 3 Nest Ball, 4 netball, proprio perché voglio prendere anche l'energia erba all'occorrenza, e 3 ultra ball. Le ultra ball sono dentro non soltanto per prendere il Vileplume, ma anche per scartare quelle carte che noi non vogliamo avere in determinati matchup. Per esempio, siamo contro Malamar, gli Enhanced Armor non ci servono. Siamo contro Zoroark, i Vileplume non ci servono. Per cui all'occorrenza scarteremo uno o l'altro. 3 per di martello speciale sono fondamentali contro Zoroark, perché? Perché uno Zoroark senza energia non ci dà fastidio. 3 per, contando che grazie al GX possiamo rifare quel 3 per, per cui molto molto figo. 2 per di Aether Paradise Conservation Area. Il Pokémon base erba e elettro, ma noi ce ne freghiamo perché abbiamo solo gli erba, prendono 30 danni in meno dagli attacchi. 30 danni in meno significa che rendono questo Venusaur particolarmente grosso. Tutto al più che la Choice Symmetry riduce di altri 30 il danno fatto da XCX, per cui la combo data da queste due vuol dire che ogni attacco che prende un Venusaur è meno 60 danni. Raga, sono tanti, meno 60, contando che abbiamo anche tutte le cure del caso dietro, per cui uno per di Acerola. Perché uno per di Acerola? Perché può capitare che i danni che abbiamo subito sono troppi e siamo indietro, per cui farlo sparire dalla situazione a volte è meglio rispetto che magari abbiamo preso un grosso danno dato da un Lucario che comunque lo fa soltanto quando entra in campo, per cui a proposito del Lucario ho messo dentro la Choice Band apposta. Perché? Perché il matchup contro Lucario era particolarmente ostico nel momento in cui lui usciva di Lucario. Perché? Perché io non potevo mai fargli un danno se non con la paura di subire un suo GX di rimando. Per cui una Choice Band dentro ci permette di fare 210 con il GX o 100, 180 con il solar raggio, per cui eventuali KO ai lele, che comunque non sono male. KO ai lele che andiamo a prendere col monopair di Guzma. Il monopair di Guzma, esattamente come il monopair di Brock e il monopair di Acerola, sono dentro perché comunque abbiamo il 2-pair di Lusamine. Sarà che io sono particolarmente affezionato a questa carta, lo sapete, però penso che in un mazzo in cui abbiamo il costante desiderio di riprendere sia le stadio che le supporter di cura, questa Lusamine sia fatta proprio ad hoc. Perché? Perché la partita contro Malamar può andare in questo modo. Malamar fa 60 danni, vuol dire che mette KO e Vileplume in 3 colpi, per cui possiamo fare 60 danni Gardenia, 60 danni Lusamina, 60 danni Gardenia, 60 danni Lusamina, e continuare così. Insomma, stessa cosa con Naganadel, insomma, sono partite interessanti che secondo me questa combo fa davvero tanto. Energie, 5 erba, 4 doppie dovrebbero essere sufficienti. Ora, i feedback che mi sono arrivati dal vecchio sono decisamente contrastanti, nel senso che diceva che a volte il mazzo non girava come doveva, a volte addirittura ha finito il mazzo. Per cui sicuramente a chi interessa giocare questo Venusaur è probabilmente una delle liste più difficili in questo meta che io possa pensare di andare a lavorare. Infatti il lavoro che c'è dietro è davvero davvero tanto, però questo è un input che voglio darvi, un input che spero essere diverso rispetto a quelle che avete visto finora. Sicuramente nelle live abbiamo già avuto modo di vederlo, però può essere sicuramente qualcosa di nuovo e inaspettato, per cui andiamo a vedere adesso come funziona e se funziona come deve. Dunque, vediamo un po' come funziona buio e acqua. Big Donald, vediamo che cosa mi hai da offrire. Dunque, prima partita, lancio la moneta, perso, ovviamente. Allora, la mia scelta legata. Che mano di merda. La mia scelta legata agli Steven è basata per il semplice fatto che in tante partite ci sono alcuni matchup in cui, soprattutto all'inizio, lo Steven mi fa la differenza, perché arrivare subito al Vileplume, ed è l'unica carta che mi fa arrivare con successo al Vileplume, mi fa una differenza incredibile. Così come invece contro Zoroark potermi permettere di avere questa sorta di catena di martelli
Fa decisamente la differenza. Ci sono tante carte che non avrei altrimenti modo di andare a prendere, come la doppia, la choice, eccetera. Per cui... Ma che cosa? Vabbè. Il Venusaur, per come l'ho pensato io, è rimane assolutamente un antimeta, per cui ci sono e ci saranno quelle partite in cui non potremo fare granché, per il semplice fatto che non è pensato per andare a battere tutti i mazzi del formato, è pensato per essere un antimeta. Dunque, l'energia l'abbiamo data. Non ho ovviamente niente da andare a prendere, aspetto per l'Erika il prossimo turno. Sicuramente un altro Pokémon lo metterà giù avendo la Brooklet. Chissà che magari mette giù anche di più. Wartortle, sì. Il Blastoise è una delle carte che mi piace di meno del nuovo set, per il semplice fatto che ha un potere randomico. Quindi guardi le prime 6. Articuno, muovi due energie in panchina per 70 danni. Ok. Bill. Bill al contrario è una carta che apprezzo particolarmente. Cold Cyclone. Bene. K.O. Oddish. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Oh, qua si fa interessante. Vado di Steven o di Erika? Ah, anche soltanto... Avere questa doppia subito, cioè, non è che mi fa granché avere dubbi in merito. Ecco il Blastoise, perché è randomico. Guarda le prime 6 carte e segna un numero di energia acqua che trovi ai tuoi Pokémon come vuoi. Meh. Arriva un altro Pokémon. Ottimo, carta in più che posso pescare con Erika. Però, boh, cioè, se questo è il suo unico attaccante, non mi fa granché paura. Lui aveva preso lo Switch col Bill, esatto. Cioè, alla fine, se hai Articuno come tuo unico attaccante, attacca con due. Cioè, come potete vedere, il mazzo funzionava anche senza i Blastoise. Ok. Un'energia in 6 carte. Erika da 2. Non so, decisamente non sono un fan di questo mazzo. E deve spostare due energie dietro. Quindi immagino che continuerà a spostarle avanti e indietro sugli Articuno. Dunque, Shaymin. Curo. Eder. Doppia. Non so se ha... Non so se ha GX in meno, però facciamo così, va. Erika da 4, che è decisamente meglio. Ultra Ball. Perché scarto il Vileplume? Nonostante lui mi stia attaccando con dei Pokémon base, che io potrei sicuramente andare a prevenire. Il Blastoise comunque è un pericolo dietro l'angolo, per cui preferisco basare la mia partita su un Venusaur piuttosto che su Vileplume. Polenazard. Non ho trovato un'energia. Sono comunque danni interessanti per il semplice fatto che è anche confuso. Confuso vuol dire... Che fai? Te la prendi il rischio di attaccarmi? Una croce viene messo KO, tra l'altro, per cui... Non so. Dunque, recupera la Brooklet Hill. Io ho qui una Lusamina pronta. Per Erika.
e la stadio. Curo di 40, allora ci sono tanti modi di vedere e di giocare Venusaur. Potete tranquillamente fregarvene dei matchup negativi e andare cattivissimi come la maggior parte delle liste, anche quella di Tord comunque faceva. Secondo me è un Pokémon che ha davvero tante potenzialità che si possono sfruttare in questo formato. Sicuramente è uno di quei Pokémon che deve essere sfruttato in questo formato, perché se non ho capito male, a breve nelle prossime espansioni arriveranno un numero decisamente interessante di Pokémon fuoco e carte che potenziano il fuoco, per cui se volete usare Celebi, decisamente questo è un ottimo momento per farlo. Ah, c'ha anche un coso grosso debole erba. Interessante. Un coso grosso che comunque non mi mette KO neanche con i 180. Vabbè, ottima scelta la choice, diciamo. Una. Più di una. Due. Ben tre energie assegnate al Wailord. Due, tre. Vedo già otto energie, tra l'altro. Ah, certo, perché le energie le sposta dietro. Incredibile. Lui ha bisogno di 8 energie per fare il GX. Dunque, sicuramente lo usamina. Flora, curo. E facciamo che gioco la mia di Prisma, va. Voilà! Fresco come una rosa. Non ho ancora trovato l'energia erba che mi serve per attaccare, ma va bene comunque. Alla fine non sono particolarmente intimorito dal mio avversario, nel senso che il mio GX mette KO in un colpo il suo, per cui va bene. Più che altro non sono decisamente un fan del Blastoise come Pokémon. Diciamo che è una ben magra, come posso dire, una ben magra copia di quello che era il vecchio Blastoise, per cui Candy, certo, perché essendo randomico hai bisogno di vedere più volte anche la cima. Lui può fare il suo GX e fare due premi, due KO sugli Shaymin, però cioè non appena esce con quello sono tre premi che io porto a casa. Allora, i vari matchup. Il discorso è, devi affrontare tutti i vari matchup che ti trovi davanti in maniera corretta, altrimenti rischi che una potenziale vittoria si tramuti in un disastro. La partita contro Malamar e contro Blacephalon e contro Picacrom, sperando ovviamente che non abbia il Jolteon, va giocata di Vileplume, perché non ci sono grandi modi per il mio avversario di mettere in difficoltà quel Vileplume. Mettete giù più Vileplume se ne avete l'occasione, sicuramente se userà parecchie risorse per farne KO 1, difficilmente riuscirà a fare KO il secondo. Al contrario, le partite co di Zoroark, Zapdos e comunque tutti quelli che pensate possano avere evoluzioni vanno affrontati di Venusaur. Vanno affrontati di Venusaur in che modo? Contro Zapdos non mettete mai più di 3 energie assegnate, perché l'avversario ha il Coco GX dalla sua che può farvelo saltare in aria in un colpo, per cui non fatelo assolutamente. Ok.
Ultra Ball. Prendo uno Shaymin che non metto giù, ovviamente me lo tengo per dopo. Erika. Quindi, perché dico abbiate paura? Abbiate non necessariamente paura, abbiate il giusto rispetto del mazzo dell'avversario. Perché lo chiamo giusto rispetto? Perché nel momento in cui io assegno 4 energie, il mio avversario può tirare giù un Coco. Il Coco col GX arriva a farmi 200 danni, che sono 230 con la Choice, per cui gli basterebbero un numero non eccessivo di Electro Power per fare il KO. Per cui voi non avete fretta, concedete anche vari premi di Shaymin, chi se ne frega. O se proprio ve la volete rischiare tantissimo, lasciate fare il KO all'avversario con il Coco. Alla fine ha soltanto un GX, per cui se, come in questa situazione, fate in caso che avete uno Shaymin di meno in gioco, lui fa KO solo Shaymin, va a 4 premi, va a KO un Celebi, va a un premio, ma non riuscirà mai a fare capo all'altro. Per cui non abbiate paura di concedere un Venusaur all'avversario con un GX. Ha un GX l'avversario da usare. Fateglielo usare. Di fare il capo il primo con tante tante risorse, non avrà modo di fare capo il secondo. Per cui bene, la prima contro un Blastoise è andata decisamente più lunga di quello rispetto a quello che mi aspettavo. Il mazzo sicuramente può essere fatto in maniera diversa, certo. Il mio spunto con i Valleplume penso sia un ottimo modo di affrontare il meta, ma la linea supporter, ovviamente non vi piacciono gli Steven, pensate che i Bill eccetera siano troppo lenti, raga. Togliete tutto, purché continuate con la linea Vileplume, eccetera. Oddio. Bene, questo è un matchup che non ho voglia di fare. Non vinco, mi spiace, non si vince. Questa è una partita che non si vince. E sicuramente non ho la minima intenzione di farvi perdere 200 ore per vederla. E parlo da giocatore di control, ok? Perché non si vince? Perché si può pareggiare, si può assolutamente pareggiare, quello sì. Mettete davanti soltanto un Viper, un avversario non può attaccare, non ha mai modo di fare niente, ma continuerà a scartarvi l'energia all'infinito. Lui scarta all'infinito, voi recuperate all'infinito con Brock, arrivate a un certo punto in cui il tempo a vostra disposizione è finito, per cui, boh, raga. Un bel pareggio che fa felici tutti. In top non lo so davvero. Dunque. Che cos'ha il mio avversario? Vedo la Shrine ed è un indizio importante. Perché? Perché Picacrom non gioca la Shrine. Sarebbe un folle, ovviamente, no? Per cui, questa è una partita contro Zapdos. È una di quelle partite che non posso affrontare di Vileplume. Perché o la Zebra o il Jolteon. Comunque ho troppa paura che il mio avversario tiri fuori delle evoluzioni. Me la vado di Venusaur. Me la vado di Venusaur. E vediamo cosa viene fuori. Ottimo. Nespo, vediamo se ho anche l'altro. Ho anche l'altro. Ok, questo è un matchup decisamente a nostra portata. Togliamo roba dal campo. Uno. Due. Queste non mi servono, però uno di questi lo voglio comunque. E tre, giriamo così. Io posso permettermi di concedere al mio avversario due Shaymin, ok? Perché posso permettermi di concedere all'avversario due Shaymin? Perché anche qualora lui mi mettesse KO un Celebi Venusaur, con i due Shaymin sarebbero 5 premi, per cui a quel punto rimarrebbe un altro Celebi Venusaur. Sarawich, mi aspetto sicuramente che lui riesca a farmi tutto il male possibile a sua disposizione. Ora, mi interessa sapere se è la versione con il Buzzwole o meno. Questa è sicuramente una cosa che mi interessa sapere. Saprei se scartare o meno l'Enhanced Hammer, però è probabilmente una cosa che farò. Ok,
Escape rope. Centodieci, centoventi con quella. Dunque, quella la facciamo sparire subito che no, non ci piace. Poi, Shamin. Ultra Ball, scarto 2, vado a prendere un altro Shaymin, Nest Ball per l'energia, Nest Ball per l'energia. Ok, curo il mio buon amico davanti. Sì. Dopodiché Steven, cosa vado a prendere? Allora, se c'è Acerola, perché magari quello davanti prenderà troppe mazzate, per cui vediamo. Se c'è la Lusamina, sicuro. Erika. Ok, allora, la cosa migliore che mi può capitare, il mio avversario userà parecchie risorse per fare danni quanti più possibili a questo Celebi. La cosa meno interessante che mi può succedere. Questo mi interessa fino a un certo punto. Io comunque l'Usamina. Ok, switch per Jirachi. Electro Power. Vediamo, questi sono. Lui mi deve fare 190 danni. Quindi sono 180 per mettermi KO. Lui adesso ha 110, 140, 170. Gli servono 3 Electro Power per il KO. Raga, 3 Electro Power sono interessanti. Contando che ha 4 carte in mano. Oranguru. Però questo Oranguru mi dice qualcosa. Questo Oranguru mi dice qualcosa. Cosa mi sta dicendo questo Oranguru? Questo Oranguru mi sta dicendo che forse il mio avversario non ha Pokémon evoluti nel mazzo. Ok? Vediamo, un Electropower, un Guzma. Vediamo se mi prende Shaymin. No! Mi prende il Celebi, il buon babbazzo. Ottimo, sono 140, arriva a 230 danni. Una probabilmente delle peggiori mosse che avrebbe potuto fare. Acerola, subito, immediatamente. Zio, sì, dai. Curo. Dopodiché, prossimo turno, vado di Lusamina e mi riprendo la Stadio, che mi fa assolutamente piacere avere, e l'Acerola. Sempre che il mio avversario non mi faccia troppi danni. Allora, in quel caso dovrei andare di Gardenia. Lui ha già giocato due Escape Rope e uno Switch. Allora, una mossa sicuramente più fastidiosa che avrei potuto fare il mio avversario era farmi capo a uno Shaymin. Ok? Ottimo, cos'è il terzo switch? No, secondo switch, seconda escape rope. A un certo punto per forza di cose arriverà. Ora, se arrivate in questa situazione, in cui vedete l'Oranguru, vedere l'Oranguru vuol dire che l'avversario non ha la Zebstrika. Per cui o tira fuori un eventuale Eevee, ed è per questo motivo che comunque vi consiglio. L'ha capito. Ed è per questo motivo che comunque vi consiglio di non giocare il Vileplume in questa partita. Il Jolteon è oggettivamente troppo semplice da far saltare fuori, per cui. Dunque, ho usato un altro Guzma. Lusamina. 1 e 2. Subito, immediatamente.
Riduco anche il danno che faccio a lui, ma chi se ne frega. Alla lunga è una di quelle partite che io porto a casa. Il mio avversario no. Ok. Buono, la netball. Allora, io adesso posso fare due cose. Uno, caricare il secondo Venusaur. Me ne frego abbondantemente il fatto che lui possa venire fuori in qualunque momento con il Coco Prisma. E mi farà un KO, io avrò gli altri a tirar fuori. Quindi questa è una delle cose che si può fare. Due, me la gioco continuamente passivo e aspetto. Sono entrambe giocate assolutamente ottime. Per cui vediamo innanzitutto cosa farà il mio avversario. Lili. Vediamo se trova l'escape board o se deve ricorrere a un altro switch, eccetera, per attaccare. Stellar Wish. Ah, ha giocato la Stadio Prisma con già due shrine fuori. Per cui mi aspetto che il numero di stadio a sua disposizione vada pian piano a diminuire. Escape board. Ritira per Jirachi. Questo è interessante. Questo è interessante. Electro Power. Vediamo se ha un altro escape rope o uno switch per attaccare. Escape rope. Questa partita va di bene in meglio. Sono felicissimo perché? Perché ho la Cerola in mano, per cui a me di prendere i danni al Venusaur proprio non interessa. Ottima mossa. Ah! Electro Charge. Vabbè, mi piace il fatto che sia gold, dai. Electro Charge sarebbe potuta essere una carta fortissima in due modi. Uno, facevano sì che le carte ti venissero in mano invece che nel mazzo. Due, you have a good deck. Thank you so much. Due, ogni testa voleva dire due Pokémon, due Electro Power riprese invece che una. Secondo me in entrambi i casi sarebbe potuta essere una carta interessante. Così invece 50, che con tutte le varie condizioni climatiche che c'ha su quel povero Cristo diventano 80. Ed è arrivata la terza escape rope, quindi 3 escape rope e 2 switch. Tate Eliza. Wow, che carta incredibile. Una supporter giocata semplicemente per fare quello che... Ah, gioca più Tate Eliza. Ok. Quindi dici... Cioè, invece che delle eventuali Cinzia, non so. Ritira nuovamente. Stellar Wish. Quattro escape rope. E io assolutamente continuo a mandare avanti il serbio che non usavo. Assolutamente. Sono 110 danni. Dunque. Curo. Dopodiché, Netball, prendo un'energia. Ora posso fare due cose. Anzi, posso fare più cose. Sapete che vi dico? Secondo me,
Non lo gioca l'evoluzione. Vado a mettere giù Oddish. E Steven, cosa mi va a prendere con Steven? Mi vado a prendere. Mi vado a prendere una, due. E 3. 1, 2, 3. Perché il prossimo turno voglio curarmi tanto. Sempre che il mio avversario non si intimorisca tanto tanto del Vile. Prima ho deciso di farmelo fuori. Ah, io. Ok, quindi ottima la stadio. Vediamo. Nest Ball, vediamo se arriva Eevee. Allora, questo è il momento giusto per far arrivare Eevee, ok? No. Coco Prisma. Teitelazza di nuovo. Allora, una delle cose che non mi darebbe fastidio in questo momento è vedere arrivare il Coco GX, ok? Perché non mi darebbe fastidio? Perderei i premi? Sì, assolutamente, perderei tre premi, ma almeno non mi dovrei più preoccupare di nulla, ok? Il mio avversario adesso mi deve fare 170 danni. Si è ripreso un Electro Power, per cui sono 110, sono 2 Electro Power per il KO. Ecco, un KO di Zapdos mi darebbe decisamente fastidio. Tenete conto però che io il prossimo turno curo di 160 danni. Per cui Electro Power, vediamo, l'ha trovato. Switch, vediamo se le due carte che hai in mano sono due Electro Power. Una c'è. Ah, c'ha ancora l'Instruct, certo. No, no, non arriva il secondo Electro Power. Non arriva il secondo Electro Power, vabbè. Curo e 60 se ne vanno, curo e 20 se ne vanno, curo e altri 80 se ne vanno. Ah, va com'è tornato a essere giovane e felice questo mio bellissimo Venusaur. Allora, perché ho azzardato il Vileplume? Dico che è un azzardo perché normalmente è una cosa che non si fa, ok? Io avrei rischiato di perdere la partita con quel Vileplume, in che modo? Perché se lui fosse riuscito a mettermi KO questo Venusaur sarebbe andato a due premi. Un premio era lo Shaymin e un premio era l'eventuale altro Vileplume che gli ho messo in campo. Quindi non era sicuramente da mettere. Tuttavia in questa partita, vedendo l'Oranguru, non mi aspetto che lui abbia chissà quanti Pokémon evoluti. Più che altro perché ho già visto parecchie carte del suo mazzo. E non so, mi sembra. Non mi sembra uno di quei mazzi in cui ci potrebbe essere il Jolteon. Beast, quindi sono 150 danni. Settanta danni. Caspita, arrivo davvero vicino. Sono 170, quindi vado a 250. Però, raga, quanto è grosso sto Venusaur, ok?
Quanto è grosso davvero. Erika, pesco 5. Ultra Ball. Scarto 2. Prendo uno Shaymin. Vediamo, lui mi può mettere KO dopo. Sì. Oddio, sarebbe un po' complicato, però. Sapete che vi dico? Evergreen. Boom. KO. Raga, sono 180 e mi sono appena curato 250 danni. È grosso! Non so come altro far passare il concetto che questo Papasaur sia straordinariamente grosso, mena, sicura. Per cui, ripeto, date a questo Pokémon una possibilità, ok? Magari la linea trainer e supporter è da rivedere. Non vi piace la mia? Raga, cambiatela. Cioè, l'ultimo level of Feather mi si è cambiata la linea d'allestramento, soprattutto se potete tirare fuori qualcosa di migliore. Ma penso che l'accoppiata Celebi, Venusaur e Vaprum sia una di quelle accoppiate che meriti davvero di essere presa in considerazione. Perché, raga, è figa. Ci sono cazzi, è davvero figa. E tenete conto comunque che se ho la Stadio e la Choice Helmet, lo Zoro, lo Zekrom, per fare il KO con il GX gli servono, sono 2,30 con la Choice, 2,60, 2,90, 3,20. Gli servono 3 Electro Power per fare un KO, ok? Cioè, insomma, non sono pochi, ok? 3 Electro Power per fare un KO. Boh, da adesso in poi si va di botte di 150. Allora, questo di per sé è un matchup decisamente favorevole, ok? Così come i matchup molto favorevoli sono Malamar, Zoroark, Blacephalon, Spread. Simian, insomma, mazzi di quel genere sono matchup decisamente semplici, per cui l'accoppiata Vileplume e Celebi fa davvero tanto. Se un Picchicron non gioca il Jolteon, il Vileplume fa tantissimo. Se lo gioca, pazienza. Non è uno di quei matchup che potete portare a casa contro un Control, quello no. Però, raga, su 250 persone a Cannes ero l'unico che lo giocava, per cui forse non è il mazzo più apprezzato del momento. A me piace. Control, ovviamente. Ma anche questo piace tanto. Dategli un occhio. Sicuramente preferisco giocare qualcosa di questo genere e affrontare di volta in volta quello che viene, piuttosto che giocare la stessa cosa che gioco con tutti e farmi su 9 turni, che sono 8 mirror. No. Raga, Celebi, Papasaur. Due vittorie, ma ce ne potrebbero essere davvero, davvero tante di più. Date una chance a questo Pokémon perché merita un sacco, davvero. Allora, mi fermo qua, ho fatto due partite perché più che altro sono state due partite davvero lunghe, più che altro che ho un mal di testa assurdo, per cui davvero non riuscirei a fare la terza. Penso però che tra la lista e quello che è venuto fuori si sia capito abbondantemente come è fatto il mazzo, come funzioni, eccetera. Ripeto, voglio darvi qualcosa di diverso dal solito, voglio fare in modo che consideriate questa carta e vi do quella che è la mia idea. Sentitevi liberi di cambiare la lista in mille modi possibili, però non dimenticatevi che esiste anche questo Papasaur in formato. Spero che il video vi sia piaciuto, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video. Bella.